Dopo 40 anni mio padre ha avuto questo riconoscimento. Perché ha avuto questo riconoscimento? Perché Mario Abate è stato l'unico artista di quelli che hanno avuto ultimamente le intitolazioni ad aver avuto anche una petizione popolare molto forte, importante, che ha reso possibile questa meravigliosa giornata. È stato intitolato a Mario Abate, uno dei grandi protagonisti della canzone napoletana del dopoguerra, interpretato Mara Femmina, Anima e Core, Luna Caprese, Uno Slargo al Parco Mascagna al Vomero. L'iniziativa, sostenuta da una petizione popolare, è stata approvata dalla Commissione Toponomastica del Comune, che lavora al recupero della memoria e dell'identità partenopea. Alla cerimonia hanno partecipato, con i familiari ed alcuni colleghi dell'artista, il sindaco Luigi De Magistris e l'assessora alla toponomastica Alessandra Clemente. Dare un nome ai luoghi della nostra città è il più grande atto d'amore ed è anche il riconoscere per sempre non soltanto il grande valore per l'identità e la cultura napoletana, ma anche l'essere d'esempio per le giovani generazioni. È molto bello essere qui in un luogo dove ha vissuto questo straordinario artista e uomo di cultura, ed è bello essere qui anche in un luogo di vita, di comunità, un parco. Siamo molto contenti di rimettere un altro tassello della storia della musica popolare di questa città con Mario Abate. Devo dire, con la toponomastica noi abbiamo ricostruito l'identità di Napoli, anche quella identità che, pur attraversando la città, alcuni non si sa per quale motivo non volevano riconoscere sul piano formale. Noi abbiamo la voglia, la forza e la giustizia di farlo, perché siamo stati un'amministrazione vicina al popolo, che ha saputo leggere il sentimento del popolo napoletano, la storia di questo popolo, e così continueremo fino a ottobre con altre manifestazioni di questo tipo, perché dobbiamo ancora costruire in maniera definitiva un puzzle a cui teniamo molto.